e ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Allora, oggi andremo a preparare i tanto attesi biscotti e pandistelle. Allora, come potete notare, io ho già preparato ovviamente tutti quanti gli ingredienti qui e io ora adesso ve li dirò tutti quanti piano piano. Allora, ci vogliono 500 g di farina 00, poi 200 g di zucchero a velo, 50 g di cacao amaro, ma io ne ho messo forse una sessantina, sono sincera, ne ho messo un pochino di più. Poi un uovo, eccolo qui. Poi 60 grammi di nocciole, io ho preso quelle della Conad che sono già diciamo piccoline, però con il frullatore poi le ho, come potete notare, fatte a polvere quasi. Poi una bustina di vanillina. Sì, una bustina di vanillina, anzi scusate, due bustine di vanillina, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e poi, non perché sia meno importante, 80 ml di latte, che come potete notare io qui ho messo il cacao amaro, che spero io vi abbia detto. Sì, esattamente, così me lo ripulisco tutto. Allora, la ricetta la potete fare tranquillamente anche in un mixer frullatore. Io però, sono sincera, preferisco impastare tutto quanto a mano. Vi deve venire una palla abbastanza liscia e ovviamente poi ricoprirla con la pellicola e più o meno mezz'ora in frigo. Adesso impasto tutto e vi faccio vedere il risultato. Allora, eccomi qua. Questo è il risultato. Come potete vedere, è bella liscia. Adesso la avvolgiamo ovviamente dentro la pellicola e la facciamo stare in frigo per una mezz'oretta abbondante. Allora, vi dico già che impastarla a mano è veramente difficoltoso e faticoso, però siccome io sono una che sinceramente fa tutto quanto a mano, dal momento in cui purtroppo almeno ancora non ho un'impastatrice perché la mia casa è troppo piccola e non me la posso ancora permettere, e insomma si usano le vecchie maniere, come del resto facevano insomma le nostre nonne quando facevano la pasta fatta in casa e tutti i vari tipi di dolci. E allora poi dopo ci vediamo più avanti per gli ultimi diciamo dettagli per questa ricetta. Mi sono dimenticata di dirvi ovviamente che vi servono poi le stelline. Io ho trovato solamente questo qua che ha vari tipi, però fortunatamente insomma ci stavano le stelline. E niente, ci vediamo dopo, così vi faccio vedere come andiamo a realizzare i nostri pandistelle.